Questo programma è offerto da Vega Food, Vega Luxury, Car Rental, due marchi del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'edizione del TG Flash delle ore 18. Siamo qui per parlare della nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha firmato una nuova, appunto, ordinanza in cui dispone l'area arancione per le regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l'area gialla per le regioni Liguria e Sicilia, confermando l'area rossa in Campania. L'ordinanza sarà in vigore da domani 29 novembre, restano rosse insieme alla Campania, quindi la provincia autonoma di Bolzano, la Toscana, l'Abruzzo e la Valle d'Aosta. Il Ministro della Salute ha firmato infatti questa nuova ordinanza che avrà validità fino al 3 dicembre 2020. Il commento del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è stato piuttosto sarcastico: apprendo con viva emozione le decisioni del governo sulle zone Covid, noi siamo, come noto, da sempre per la linea del rigore e della prudenza, dunque esprimo la mia piena condivisione, purtroppo solo virtuale, visto che l'unica zona rossa realmente esistente da noi è la zona dell'Aglianico. Tutto il resto è propaganda, i controlli sono pari a zero, sono tutti in libera uscita tranne i venditori di pantofole e di panno beige. Apprezzo tuttavia la coerenza del governo, solo tre giorni per entrare in zona rossa, ancora tre giorni per uscirne senza spiegare mai nulla. Con immutata stima, ha concluso poi il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, e commossa partecipazione. Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, sui dati di questa settimana ha detto: i dati presentano una decelerazione della curva di trasmissibilità marcatamente espressa rispetto alle precedenti due settimane. Per la prima volta si osserva un passaggio della classificazione di rischio di alcune realtà regionali. Questo ancora una volta indica l'efficacia delle misure che sono state adottate e implementate, la strategia diversificata sta dando i suoi frutti. Intanto, nella conferenza stampa di stamattina dalla cabina di regia dell'emergenza coronavirus ha parlato anche il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro. Ascoltiamo le sue parole. E le conseguenze sono evidentemente che bisogna continuare a ridurre drasticamente le interazioni fisiche tra le persone. Bisogna evitare tutte le occasioni di aggregazione, bisogna limitare al massimo anche nelle proprie abitazioni il numero di persone che si ritrovano, bisogna impedire ed evitare in tutti i modi gli assembramenti e bisogna fare in modo che la distanza interpersonale, l'uso della mascherina e l'igiene delle mani siano dei mantra, delle comportamenti che dobbiamo in qualche modo adottare in maniera automatica, diciamo così. Non debbono essere oggetto di riflessione e discussione, dobbiamo adottare in maniera automatica. Questo è l'unico modo che abbiamo per far decrescere rapidamente questa curva. E questo è l'altro elemento importante, e molto importante, rispettare regole come la quarantena, come il distanziamento per, o la quarantena per i contatti stretti, seguendo le indicazioni date dal Ministero, e ovviamente l'isolamento quando ci si trova in situazioni di positività. Il governatore della Regione Campania ieri, nella sua consueta conferenza stampa, ha fatto anche il punto della situazione in merito ai contagi Covid in Regione. Ascoltiamo le parole di Vincenzo De Luca. Sapete che abbiamo avuto la decisione delle zone rosse. Io continuo a ripetere che siamo di fronte a qualcosa che non merita neanche commenti. Credo di aver verificato, come tutti quanti i cittadini campani, che al di là dei negozi di abbigliamento per adulti e abbigliamenti, come dire, di altri generi, vendita di scarpe, pelletterie e quant'altro, è tutto aperto. E il livello dei controlli, tranne forse la prima giornata, i primi due giorni, è praticamente uguale a zero.
parlare in queste condizioni di zona rossa è qualcosa che veramente fa innervosire, volevo dire fa indignare. Io ormai mi sono convinto che, e lo dico tranquillamente ai nostri concittadini, cari concittadini, noi siamo nelle mani del Padre Eterno e, per quello che ci riguarda, della Regione Campania. Tutto il resto è una valanga di chiacchiere, di fumo, di ipocrisia e di finzioni. Questa non è una zona rossa. Non so che cosa sia. Evitiamo perlomeno di prenderci in giro. La Protezione Civile Regionale ha appena diramato un'allerta meteo gialla per tutta la giornata di domenica 29 novembre a seguito delle previsioni diramate dall'Istituto Meteorologico Locale. Tutto il territorio campano sarà quindi in fascia gialla senza distinzione di zone. Si prevedono per domani precipitazioni sparse anche al locale carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense, venti temporaneamente forti dai quadranti orientali soprattutto sulle isole nel settore costiero nella prima parte della giornata, mare temporaneamente agitato soprattutto lungo le coste esposte nella prima parte della giornata, fare molta attenzione. L'allerta meteo sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domenica 29 novembre. Capitolo trasporti a Napoli, importante novità quella che spiega oggi il sindaco Luigi De Magistris alla stampa. Ieri abbiamo eseguito le prove della nuova filovia R4 di ANM ad alimentazione completamente elettrica, ha dichiarato il primo cittadino dettagliando le funzionalità del filobus che collegherà la zona ospedaliera con il Museo Nazionale lungo la direttrice Santa Teresa Amedeo di Savoia, Capodimonte, Colli Aminei, per poi procedere all'ospedale Caldarelli con stazionamento in piazzale Cardarelli. 12 le filovie R4 che presteranno servizio dalle 5.30 alle 23.45. L'opera, conclude il sindaco, si colloca all'interno del piano dell'amministrazione comunale di estensione del servizio filoviario e potenziamento dell'offerta di trasporto collettivo con l'obiettivo di contribuire al risanamento ambientale della città riducendo drasticamente le emissioni di gas di scarico e l'inquinamento acustico grazie proprio alla sua trazione elettrica. Passiamo al bollettino del coronavirus nella provincia di Caserta. L'ASL locale comunica che nella giornata di ieri si contano 398 nuovi positivi, cioè nelle ultime 24 ore 543 guariti e 3 deceduti. Il numero di tamponi molecolari effettuati è pari a 2.916 per una percentuale di rapporto tra test processati e positivi riscontrati pari poco più al 13%, in netto calo rispetto alle scorse settimane. Si segnalano quindi purtroppo 3 decessi nei comuni di Sessaurunca, Cervino e Santa Maria Capovetere. Le città che segnalano maggior numero di nuovi positivi sono Caserta con 36, Aversa con 20, Trento Lucenta con 18, Curti con 17 e Santa Maria Capovetere con 14. Passiamo allo sport. Dopo la settimana di Coppa Italia, gare europee e la più triste per gli appassionati di calcio per la scomparsa di Diego Armando Maradona, si torna in campo per il campionato di Serie A. In tutte le gare si osserverà oggi un minuto di silenzio, oggi e domani, per omaggiare la scomparsa di Maradona, che sarà condita da immagini di Diego sugli schermi e applauso collettivo al decimo minuto, soprattutto in Napoli-Roma di domenica sera, che poi sarà il big match di giornata. Oggi in campo, in questi minuti, il Benevento che sta ospitando la Juventus di Andrea Pirlo in uno speciale derby tra ex compagni di squadra e di nazionale con Pippo Inzaghi. In casa Napoli invece Gattuso dovrà rinunciare allo squalificato Bakayoko, espulso contro il Milan. Nel centrocampo a due con il 4-2-3-1 agiranno Demme e Fabian Ruiz. Demme è in vantaggio nel ballottaggio contro Lobotka. Nel trio dei trequartisti spazio da destra a sinistra a Lozano, Zielinski e Insigne, toccherà loro rifornire l'unica punta Dries Mertens. Migliorano le condizioni di Osimhen che potrebbe partire dalla panchina in difesa davanti a Meré, linea 4 con Manolas e Koulibaly, coppia centrale Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra.
E dopo la diramazione dell'allerta medio-gialla da parte della Protezione Civile in tutta la regione Campania si è attivata una procedura d'urgenza per recuperare tutti gli omaggi che il popolo napoletano ha voluto fare a Diego Armando Maradona fuori dallo stadio San Paolo. Quindi per scongiurare il rischio che quadretti, lettere, sciarpe, magliette, candele, tutto ciò che i tifosi hanno voluto portare in dono venga spostata via dal vento, sarà tutto spostato all'interno dello stadio, ogni cosa verrà poi catalogata per venire esposto in uno speciale museo che nascerà in onore di Diego Armando Maradona. Niente sarà appunto buttato, ma purtroppo già stasera l'esterno dello stadio sembrerà decisamente più spoglio. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito, l'informazione continua alle ore 21, buon proseguimento con la programmazione di Teleprima. Questo programma è stato offerto da Vega Food e Vega Luxury Car Rental, due marche del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili.